ogni sabato veniamo qui per purificarci. Ma dice il profeta Geremia, a cui fa eco pure il profeta Ezechiele, che la ruggine è difficile accedere al fuoco e che la scoria che accompagna l'argento, nonostante il fuoco che arde, è difficile a staccarsi e a lasciare libero il metallo nobile. Noi facciamo riti di purificazione, invochiamo il fuoco dello Spirito, aspergiamo l'acqua pura, però si verifica quello che dicono i due profeti: la purificazione è lenta, la ruggine stenta a staccarsi, le scorie non si separano, e allora noi minacciamo di diventare, per usare la parola del profeta, scoria di argento. Domandiamo al Signore questa mattina che il fuoco del suo amore ci purifichi veramente e che le scorie siano bruciate. Chiediamo che l'acqua dello Spirito, come la lascivia della Vandai, purifichi i figli di Levi, i figli di Giuda, il popolo di Israele, perché essi possono offrire al Signore una oblazione monda, pura, come ai tempi antichi, e sia gradita questa offerta al Signore, come appunto dice il profeta Malachia. E allora io chiedo per me e per voi disponibilità allo Spirito, apertura per lasciarsi purificare nell'intimo del cuore, da cui esce il male. L'acqua può lavare l'esterno, ma nell'interno deve entrare il Signore, e dal cuore dell'uomo che esce ogni iniquità, e quest'acqua deve penetrare dentro il cuore. Il fuoco dello Spirito deve penetrare dentro il cuore. Ecco l'invito che io vi rivolgo, di aprire il cuore al Signore, lasciarsi purificare dall'acqua di Dio, lasciarsi bruciare dal fuoco di Dio. Altrimenti, come siamo, così restiamo. Possiamo venire ogni giorno qui, ripetere questi riti. Queste rite non faranno niente, perché siamo di dura cervice, abbiamo il cuore duro e il cuore chiuso, non vogliamo lasciarci guarire. Quante volte ho tentato di guarirti, Israele, e tu non hai voluto. Quante volte ho cercato di purificarti e tu hai rifiutato la purificazione. Sono parole che debbono farci riflettere. Ognuno di noi viene interpellato. Ecco allora che con il rito dell'acqua noi così invitiamo tutti a rendere efficace la parola del Signore, e di sia l'acqua del Signore a scendere dentro il nostro cuore e a purificare la nostra vita. O Dio eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita interiore, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia, e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, ti chiediamo che questo sale condisca la nostra vita
cioè bruci tutto ciò che di malsano c'è in noi, ci custodisca da ogni putrefazione morale e cacci via le forze del male che si infiltrano in noi, i germi della corruzione che sono nell'aria, penetrano in noi e fanno ammorfire la nostra vita. Signore, ti chiediamo di benedire questo sale ed abbia il suo effetto spirituale, di evitare in noi la corruzione, l'ammuffimento della vita, e allontani da noi i germi del male che vagano nell'aria. Benedice, Signore, questo sale, tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, o Signore, con l'isopo e sarò purificato. Lavami, Signore, e sarò più bianco della neve. Ecco l'acqua che sgorga dal tuo tempio, o Signore Gesù, che sgorga dal tuo cuore, e quanti avranno la gioia di ricevere quest'acqua abbiano la gioia di sentirsi purificati e di poter cantare alleluia. Canto numero 85a. È sgorgata dal tuo fianco, o Cristo Signore, la fonte dell'acqua viva che lava ogni peccato e brucia tutte le iniquità del mondo. O Dio, che ci raduni qui questa mattina per questo rito di purificazione, concedi a tutti di immergerci nella fontana di acqua viva che sgorga nella piazza di Gerusalemme, dove vengono lavati tutti i peccati. O Padre, che dall'agnello immolato dalla croce fai scaturire la sorgente dell'acqua viva che al tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio onnipotente, per la misericordia che tu hai verso il tuo popolo, per la passione e morte del tuo figlio, per l'intercessione di Maria nostra madre, concedi a tutti noi una purificazione profonda nel dolore vivo dei nostri peccati, nel proponimento di emendare la nostra vita per prepararci così alla Santa Eucaristia e aspirare un giorno al banchetto eterno. Te lo mandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso, Signore, profuma questa sala con l'incenso, fa che i nostri cuori siano elevati alla preghiera. Salgo, Signore, come profumo d'incenso a te la mia preghiera. Salve, o Madre Santa, tu hai dato la luce al Re che governi il cielo e la terra per i secoli in eterno. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, o Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria, Santissima Nostra Madre, salvaci dai mali che ora ci attristano, e guidaci alla gloria senza fine, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore.
In quel tempo, mentre Gesù parlando era con la folla, una donna sola voce di mezzo alla folla disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e l'osservano». Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. E con una voce che grida: «Beata la Madonna», colei che ha tenuto nel grembo Gesù, che ha allattato Gesù. Ed ecco la risposta di Gesù: «Non beata mia madre. Mia madre sì sarà beata, non perché mi ha dato il suo grembo e il suo seno, ma perché ha fatto la volontà del Padre, mi ha dato il suo sì. E anche voi sarete beati, soltanto se ascolterete la parola di Dio e la metterete in pratica». Quante volte abbiamo ascoltato la parola di Dio, ma non l'abbiamo messa in pratica? Eppure è detto che beati coloro che accolgono il seme della parola, perché saranno generatori della vita incorruttibile. C'è un'immagine brutta che non vorrei ricordare, ma che deve richiamarci all'attenzione, come quando si sparge il seme e è un peccato grave contro Dio, perché si rende inutile quel seme nell'uomo. Così anche si commette peccato quando questo seme di Dio viene lasciato cadere, buttato, come se non fosse sparso, perché come il seme dell'uomo è ordinata la vita, così anche il seme di Dio è ordinata la vita. E se siamo rei di peccato, quando rendiamo inutile il seme dell'uomo, così siamo più rei di peccato quando rendiamo inutile il seme di Dio. E coloro beati coloro che accolgono il seme della parola, perché accolgono la vita, essi saranno generatori di vita incorruttibile, di vita eterna. È una parola tremenda che ci viene dal Signore. Non lasciamo cadere la parola di Dio. E qual è oggi la parola di Dio? Quella del profeta Gioele e quella che ci viene offerta questa mattina dalla liturgia. Il Signore viene per giudicare. Date mano alla falce, la messa è matura. Venite e pigiate, perché il torchio è pieno, i tiri traboccano. Ecco, io scendo nella valle di Giosafat, la valle della decisione, e lì giudicherò il mondo. Allora saprete che io sono il Signore vostro Dio. In quel giorno le montagne stireranno vino nuovo per gli eletti, zampillerà per la casa del Signore una fonte viva, mentre coloro che appartengono all'Egitto e all'Idumea, cioè i reietti del Signore, per coloro che hanno sparso sangue innocente, ci sarà la desolazione. Ecco il giudizio del Signore. Oggi mentalmente andiamo alla valla della decisione, e la decisione dobbiamo prenderla qui. Se vogliamo essere di Dio o vogliamo essere del mondo, vogliamo essere dei ribelli al Signore.
abbiamo tempo di decidere, perché verrà il tempo in cui non ci sarà più spazio di decisione, quando il Signore suonerà le trombe e tutti saremo convocati alla valle della decisione. Anticipiamo qui la valle della decisione e mettiamoci dalla parte di Dio, non dalla parte dei reprobi. E allora per noi stileranno dalle montagne cose buone, vino nuovo, latte, scorrerà per le colline e in tutti i ruscelli di Giuda scorreranno le acque. Questa è la sorte di coloro che ascoltano la parola di Dio, mentre per chi non ascolta la parola di Dio ci sarà desolazione, pianto e stridore di denti, perché hanno buttato via la vita che veniva offerta al Signore. Oggi, fratelli e sorelle, vi viene offerta la parola del Signore. Beviamo questa parola di Dio, nutriamoci come pane di questa parola di Dio e lasciamo che questa parola di Dio porti i suoi frutti di penitenza. Migliorate la vostra condotta, dice il profeta, voi che varcate le porte di questo tempio, Geremia 7, e dice: tempio del Signore, tempio del Signore questo, tempio del Signore. Non illudetevi, migliorate la vostra condotta, perché a nulla vi varrà l'essere nel tempio del Signore se non migliorerete la vostra condotta. Queste parole le dico a me e le dico a tutti, per cui miglioriamo la nostra condotta, convertiamoci al Signore. Questa è la parola del Signore di questa mattina: convertiamoci al Signore, recepiamo dentro il nostro cuore la parola di Dio che ci invita alla purificazione e alla conversione del cuore. Oggi noi inaugureremo solennemente, diciamo, l'estrazione della Via Crucis e i misteri del Santo Rosario. È una celebrazione solenne per i poveri, per gli umili, non è per i grandi, non ci sono inviti di potente, non ci sono inviti di autorità, né nel campo civile né nel campo ecclesiastico. È una celebrazione per i poveri, per gli umili della terra, per coloro che comprendono il valore della croce, per coloro che prendono la corona in mano e pregano. Questa celebrazione è per voi, umili della terra, popolo del Signore. Però questa celebrazione deve avere i suoi frutti. Questo luogo è aperto e sarà aperto per chi voglia venire a piangere i propri peccati facendo la Via Crucis, per chi voglia venire a piangere e implorare perdono per i peccati della città, per i peccati dei grandi, per i peccati di quelli che hanno le tangenti, di quelli che commettono delitti, di quelli che uccidono e spargono sangue sulla terra, che grida vendetta a Dio, per gli oppressi, per tutti quelli quali patiscono, perché il Cristo sono loro, gli umili, gli oppressi. È Cristo che patisce, continua la sua passione, la sua Via Crucis, negli ammalati, nei sofferenti, negli oppressi, nei dimenati, nei tassati, in coloro che non possono più vivere. È Cristo che soffre e continua la sua Via Crucis, ed è per voi, fratelli e sorelle, umili della terra, questa inaugurazione della Via Crucis. Inaugureremo i misteri del Rosario per invitare alla preghiera assidua,
nella meditazione dei misteri della nostra santa fede, della nostra redenzione. È un invito a pregare continuamente la Santa Madre di Dio e a meditare sui misteri gaudiosi, sui misteri dolorosi, sui misteri gloriosi. È un invito alla preghiera. Per cui queste due benedizioni che faremo stasera sono un invito alla penitenza e un invito alla preghiera, che Gesù liberatore, che vedete qua alle mie spalle, che Gesù liberatore vi propone, e lui che con le mani aperte invita voi, umili della terra, venite, venite a me, venite in spirito di penitenza e in spirito di preghiera. Meditate ogni stazione della mia via crucis, che è anche la vostra via crucis. Sostate davanti ai misteri del rosario, che sono i misteri della fede, e la vostra vita migliorerà. Sarete seme di pace in mezzo a un popolo ribelle, sarete il seme buono in mezzo a tanta disania, sarete il nuovo popolo di Sion che fabbrica il Tempio del Signore. Ecco a voi io mi rivolgo, poveri della terra, perché veniate, facciate penitenza e fondiate il vostro cuore nella preghiera assidua. E per voi questa inaugurazione non è per i potentati, per i grandi, essi hanno i loro palazzi, hanno le loro case, ma è per voi umili della terra. E allora noi vi aspettiamo, abbiate o non abbiate il biglietto di invito, tutti siete invitati. È Cristo che vi invita, Gesù liberatore vi porge il biglietto di invito. Ti aspetto, dice ciascuno di noi, ti aspetto qui questa sera, perché voglio parlare al tuo cuore, perché voglio invitarti alla penitenza, voglio invitarti alla preghiera. Signore Gesù, noi vogliamo ascoltare oggi il tuo invito. Oggi saremo qui insieme con te, staremo con te e daremo con la tua grazia una svolta nuova alla vita, una maggiore mortificazione e penitenza e una maggiore vita di preghiera, perché questo diavolo che imperversa nel mondo, che imperversa nella Sicilia e nella città, si può vincere non con gli esorcismi, ma nella preghiera e nel digiuno. Amen. Amen. Signore, voi tutti, umili della terra, voi che seguite i tuoi ordini, cercate la giustizia, cercate l'umiltà per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore che sta per venire. Signore, noi accogliamo questa tua parola, vogliamo cercarti, cercate il Signore, voi umili della terra, cercate il Signore finché si farà trovare, venite per trovarvi bene nel grande giorno del Signore. Alleluia. Ecco, il Signore ci dice: prima che mi invochino io risponderò, mentre ancora stanno parlando io già li avrò ascoltati. Grazie. O Signore, tu queste parole dici per coloro che con cuore sincero, con cuore aperto, domandano a te grazia. Sì. Tu Signore ascolti, prima che noi parliamo tu già ascolti quelle che noi diciamo. O Signore, sono tue parole, conforta coloro che sono desolati, guarisci coloro che sono ammalati, rimargina le ferite di coloro che sono piegati nell'intimo del cuore,
espelli dai corpi tutti i malanni, dà refrigerio agli animi e ai corpi. O Gesù, liberatore degli oppressi, liberatore dei prigionieri, scatenaci da ogni male, liberaci, o Signore Gesù. Tu che guarivi tanti ammalati, stendi ancora le tue mani tra noi e guariscici. Noi ti supplichiamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Fratelli, se qualcuno è stato toccato dal Signore, è pregato di fare testimonianza. Se qualcuno qui, ho ricevuto due testimonianze, sono molto lunghe. Se qualcuno in breve vuole dire grazie al Signore per quello che ha ricevuto, lo dica, sia che abbia ricevuto grazie ora, sia che abbia ricevuto grazie nei giorni passati. E quindi ringraziamo il Signore perché ha toccato il cuore di alcune persone. Sta guarendo da un'ischemia e soprattutto perché rasserena il volto di alcune persone, rimette il sorriso e la luce negli occhi e sulle labbra, per un grande conforto che in questo momento queste persone ricevono dal Signore. Il Signore continuerà a guarire, perché non ha accorciato la sua mano durante la Santa Messa. Abbiate fede in Lui. Abbiate fede quando si alzerà l'ostia e voi la adorerete, ma abbiate soprattutto fede in Lui quando riceverete la Santa Comunione. Egli è il Signore che guarisce al contatto. In questo giorno a Lei consacrato, per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio. Apriamo il cuore. Tutti siamo figli del Padre. Tra di noi non ci sono piccole e grandi, dotti o ignoranti, santi o peccatori. Tutti siamo figli del Padre attorno all'unica mensa che Egli ha imbandito per noi. Sentiamoci fratelli, gli uni con gli altri, e tutti figli dell'unico Padre, e a questo Padre volgiamo gli occhi, tendiamo le mani e gridiamo nella forza dello Spirito quanto Gesù ci ha insegnato. Cristo ci ha liberati, ma ci ha liberati per rimanere liberi. Ci ha dato la legge della libertà, c'è la legge dell'amore. Chiediamo al Signore di vivere in libertà come figli di Dio, liberi dalle schiavitù interiori e dai condizionamenti esteriori che il nemico ci fa per impedirci di vivere come figli di Dio. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che ci compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu e il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli. Per una sorella che non può scatenarsi, il Signore dice: offri in questo momento le tue mani legate a me ed io romperò la tua catena. E adesso chiediamo la pace tra di noi, che avviene nel perdono e nell'accettazione del fratello. Tanti non accettano il fratello. Tanti non lo accolgono, e Cristo, quando rifiutiamo il fratello o la sorella, si sente rifiutato nel fratello e nella sorella. Io ero venuto a te e tu mi hai rifiutato, io sono venuto a te e tu non mi hai accolto.
E allora andate via. Non mi avete riconosciuto. Andate. Accogliamoci gli uni gli altri, fratelli e sorelle. Accettiamoci così come siamo, nella carità di Cristo. E distruggiamo il peccato nel nostro fratello. Se il fratello ha questo peccato, col nostro perdono e il nostro amore. O Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: mi lascia la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che viverai nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, fratelli, adesso cantiamo lo Shalom. È Cristo che ci accoglie, Cristo che ci abbraccia, e viviamo di fede questo momento sacro, dando soltanto l'abbraccio, il bacio alla persona che ci sta accanto. Non andiamo a destra o a sinistra. Quel fratello che ci sta accanto, quello è Cristo. Non andiamo di qua e di là. Viviamo in clima di fede questo gesto sacro. Conserviamo la sacralità ai nostri gesti e rendiamo sacramentale il nostro braccio per la sua fede. Ma se indietreggia la mia anima, non si compiace di lui. Sappiamo attendere il Signore quando verrà. Sicuramente verrà. Nel frattempo viviamo di fede. Non aspettiamoci di avere sensazioni della sua venuta, di avere segni. Il giusto vive di fede. Viviamo nella fede e operiamo.